Marini, ospite della presentazione della ricerca intera Italiani, emozioni e consumi. E diciamo che un creativo sa molto come giocare con le emozioni, giusto? Sì, di solito il luogo comune è che i creativi vivono in un campo, in un'area diversa da quella della ricerca. In realtà il tuffo nell'infinito, nella fantasia, diventa molto più credibile e funzionale se la piattaforma da cui parti è logica, e quindi non coltivo mai la contrapposizione ricerca e creatività, anzi la fantasia è esaltata dalla ricerca. In questo caso parliamo della psicolinguistica, non ho voluto citare esempi, ma da 20 anni penso che un grammo di pratica valga più di un quintale di teoria, quindi noi pratichiamo questa ricerca e questi studi per collocare la marca in un ambito psicologico, in un ambito emotivo, poiché tutte le nostre scelte sono emozione pura. E oggi più che mai hai ricordato che è importante creare un legame profondo con i consumatori. Sì, e il futuro sarà l'affinità. Dunque lasceremo il mondo roboante del fuoco d'artificio, no? Della pubblicità così come l'abbiamo conosciuta, glamour e rumorosa e eccessivamente ripetitiva, ma credo che si andrà per mezzi e messaggi che lavorano insieme per cercare quel contatto interiore col consumatore, cioè non si tratta più di spalmare la Nutella identica in ogni tipo di pane, ma creare dei tipi di composizioni, anche se differenziate poco tra di loro, per parlare a dei tipi di consumatori diversi. Cogliamo anche l'occasione per parlare un po' dell'agenzia. Abbiamo recentemente comunicato alcune novità, dei nuovi clienti, quindi il 2017 si è aperto bene. Sì, sì, sì. Sì, noi devo dire che il merito non è nostro intrinsecamente, è il posizionamento, cioè se un'azienda imprenditoriale vuole cercare un'azienda imprenditoriale dove il fondatore è anche il creativo, non ha molte scelte, per cui la mia fortuna sono gli altri. Devo anche dire, sì, quest'ultimo incarico di Polyphon per gli Stati Uniti è molto interessante, perché dimostra che questa operazione partita 5 anni fa a New York funziona, abbiamo bei marchi e sono tutte aziende italiane che vogliono lavorare in quel mercato. Per il resto c'è il driver più importante che rende un'agenzia di successo, che è la felicità di chi ci lavora dentro. Ho letto che negli Stati Uniti il 70% delle persone che cambiano lavoro non lo cambiano per il lavoro, ma lo cambiano per l'ambiente. E dunque l'ambiente felice che fa gente creativa, la gente creativa fa campagne che funzionano, le campagne che funzionano fanno clienti che guadagnano. E dopo l'alfabeto creativo di Lorenzo Marini, che cosa ci dobbiamo aspettare quest'anno? Sto lavorando su un'evoluzione del coloring book, sai che va di moda questa mania, tra i primi 20 libri di Amazon 7 sono di coloring book, di art therapy, e quindi sto lavorando sull'applicazione di certe lettere che non sono nate per essere lette appunto in questa applicazione, ma sono giochi, sono divertimenti. Sto finendo dei lavori per questa personale che terrò a New York alla George Burgess Gallery a maggio, e quindi di notte puoi guardare la TV o leggere o dipingere. Ho scelto questa terza opzione.